ETG Più Today, buongiorno, ben ritrovati anche oggi insieme fino alle 11.30 con tanti approfondimenti. Vi dico sin d'ora che tra pochissimo andremo a collegarci via Skype con il nostro primo ospite di oggi. Torneremo ad incontrare il dottor Angelo Selicorni, che è il primario della pediatria dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo, e con lui naturalmente parleremo di un tema che è, come dire, proprio sotto i riflettori in questi ultimi giorni in particolare. Sapete che da ieri in Lombardia è possibile prenotare il vaccino per gli over 12, quindi siamo arrivati ai cittadini più giovani, quindi una fascia d'età che è ancora seguita dai pediatri, perché parliamo della prima adolescenza, e proprio con lui appunto cercheremo di fare il punto rispondendo a tanti quesiti, a tante domande che molti genitori in questo periodo si stanno facendo. Cercheremo di approfondire la campagna vaccinale, i vaccini che si utilizzeranno per i più piccoli, e insomma vi invito sin d'ora, se ovviamente vorrete, a condividere con noi alcune domande, alcune riflessioni. È sempre attiva la nostra linea WhatsApp, eventualmente anche via telefono. Potete appunto sollevare le vostre perplessità o comunque chiedere dei chiarimenti, e li girerò direttamente al dottor Selicorni. Vi anticipo anche che il nostro collegamento, diciamo la nostra finestra sulla Lombardia oggi si aprirà su Milano. La nostra Elisa Santamaria incontrerà Don Mario Longo, magari qualcuno lo ricorda, è un nome che sicuramente negli ultimi tempi si è sentito parecchio. È il parroco in via Giusti, in zona Sarpi a Milano, che sta mettendo in campo una serie di iniziative, adesso anche social, per tenere uniti i parrocchiani, per invitarli a partecipare sempre più, anche in modo moderno, avvicinarsi alla Chiesa e a condividere magari anche tanti problemi, le riflessioni di questo lungo anno e mezzo di crisi che molte situazioni ha innescato, anche di stress e di preoccupazione. Infine, vi anticipo anche che nella seconda parte della nostra mattina insieme parleremo, vi anticiperemo insomma qualche elemento di approfondimento su un evento che si celebrerà nella diocesi di Como domenica 6 giugno. È prevista infatti la beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti. Molti ricorderanno insomma il fatto di cronaca di 21 anni fa, il 6 giugno del 2000, e poi il percorso insomma della beatificazione fino ad arrivare alla data appunto di domenica 6 giugno, con la beatificazione in quel di Chiavenna. Ne parleremo tra pochissimo. Subito andiamo a leggere anche i titoli dei quotidiani e dei siti di informazione. Andiamo ad aprire innanzitutto il Corriere della Sera, in apertura ancora la funivia del Mottarone con i racconti e le testimonianze. In questi giorni insomma si stanno susseguendo gli approfondimenti e appunto le testimonianze raccolte. E poi ancora la campagna vaccinale, lo dicevamo poc'anzi, vaccini, sulle prenotazioni cadono i limiti di età, ma soltanto 4 regioni aprono ai 12enni. E poi in questo articolo Si propone anche un approfondimento sulle novità che riguardano le regioni in zona bianca, ma anche le novità e le restrizioni che sono cadute in questi giorni e i dubbi ancora che ci sono riguardo a questo. Diminuiscono ancora i pazienti in terapia intensiva e i decessi, questo è il dato relativo invece ai contagi da Covid. In Lombardia è il turno di adolescenti e giovani, già 300.000 iscritti. E poi ancora vacanze, documenti, i dubbi relativi appunto al tampone, il pass. Il Corriere propone una guida agli spostamenti fra le regioni e anche poi verso l'estero. Andiamo a vedere anche l'ANSA.
Anche qui in apertura abbiamo la campagna vaccinale, al via le prenotazioni per tutti, in arrivo 2 milioni e mezzo di dosi, 40 milioni di fiale già distribuite alle regioni e poi c'è un approfondimento sul vaccino cinese Sinovac, sicuro ed efficace. Tra poco andremo ad approfondire e a leggere insieme anche questo articolo. Poi ancora i dubbi che dicevamo poco fa, legati al ritorno, diciamo, all'interno dei locali, dei bar, dei ristoranti, le soluzioni sulle tavolate e quant'altro. Quindi ci sono ancora dei dubbi che devono essere sciolti e tutti questi articoli stanno cercando appunto di dare delle risposte. Andiamo rapidamente anche a dare uno sguardo a Repubblica, anche in questo caso in apertura si parla di Covid e di riaperture, la zona bianca, molti dubbi non chiariti, dalle tavolate al Green Pass per i bambini, dalle feste private ai viaggi in auto, insomma il titolo è abbastanza chiaro. E poi ancora Bruxelles attacca l'Italia, siamo sul fronte diciamo del lavoro e dell'economia, Bruxelles attacca l'Italia sui licenziamenti, il blocco è un errore. Queste dunque le notizie principali. Come vi dicevo poco fa, andiamo subito dal nostro primo ospite di oggi che vedo già pronto in collegamento. Do il ben tornato al dottor Angelo Selicorni, primario della pediatria dell'ospedale Sant'Anna di Sanfermo, quindi siamo in provincia di Como. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. E allora, eccoci qua. La ringraziamo innanzitutto per il tempo che ci dedicherà e approfittiamo ovviamente di lei per tentare di dare delle risposte anche ai tanti genitori che sono alle prese proprio con le prenotazioni dei ragazzini, perché poi parliamo degli over 12, quindi sono un po' più che bambini. Dottore, innanzitutto facciamo chiarezza, mettendoci proprio nei panni dei genitori. La vaccinazione va fatta perché? Sembra quasi, come dire, banale dirlo, ma lo ricordiamo. Ma è assolutamente importante, perché noi abbiamo capito una cosa in questa pandemia, che il virus non muore da solo, come qualcuno abbastanza superficialmente aveva detto un anno fa. Muore nel momento in cui non si trasmette di persona in persona, perché vive all'interno delle persone. Di conseguenza, se noi limitiamo, estendendo il più possibile il numero delle persone vaccinate, limitiamo la possibilità al virus di infettare persone, di riprodursi e quindi di trasmettersi, noi di fatto contingentiamo, limitiamo fortemente la sua possibilità di diffondersi. Quindi ci mettiamo tutta la popolazione in una situazione di maggiore tranquillità, il che vuol dire, oltre che per ragioni altruistiche, come spesso è stato detto, per evitare il contagio degli altri, eccetera, eccetera, anche per ragioni personali. Io ho un ragazzino di 15 anni, direi, per tutti questi mesi non sei potuto andare a fare attività sportiva, non ti sei potuto incontrare con i tuoi amici, la scuola è stata fortemente ridimensionata per ragioni di limitazioni di regole legate al contagio. Tutto questo non deve ritornare. Se ti vaccini, contribuisci a non far ritornare situazioni di questo tipo. Ecco, si sta facendo molto leva sul discorso anche del, insomma, se ci vacciniamo tutti si raggiunge questa immunità di gregge, se questa fascia di popolazione non si vaccina, di conseguenza va da sé che appunto la copertura totale diminuisce. Certo, anche perché, come abbiamo detto e abbiamo sperimentato anche nella nostra realtà territoriale, è vero che i bambini, i ragazzini, gli adolescenti hanno una probabilità molto bassa di sviluppare un'infezione grave una volta che vengono a contatto con il virus e vengono infettati dal virus, anche se qualche caso complesso c'è stato e l'abbiamo visto anche nel nostro reparto. Ma il problema è che se una persona ha anche dei sintomi banali può trasmettere il virus a chi lo circonda e quindi la catena del contagio si perpetua fino ad arrivare a magari persone più fragili con comorbidità, magari non vaccinate e quant'altro, ed ecco che si riparte dal principio con i guai che abbiamo ampiamente visto e subito in tutti questi mesi. Ecco, adesso provo a fare magari qualche domanda un po' più, come dire,
per capire, del un po' impopolare, però insomma sono le domande che si stanno davvero facendo i genitori, leggendo e documentandosi. C'è chi appunto in questo periodo evidentemente si è aggiornato, informato e si è visto, non so, che ci sono anche molte persone tra i medici o comunque tra i sanitari che sono un po' scettici sulla vaccinazione ai più giovani. Addirittura in Gran Bretagna si è creato un gruppo che ha appunto chiesto la possibilità di rallentare un po', proprio per quello che diceva lei poc'anzi, nella fascia d'età più giovane non ci sono stati casi così gravi e forse non si ravvisa questa efficacia poi della vaccinazione su un target che in effetti è stato colpito meno. Beh, allora distinguiamo un attimo i problemi. L'efficacia vuol dire, questo è stato provato da studi che sono stati fatti, il vaccino Pfizer, che è l'unico che in questo momento è stato in qualche modo approvato da EMA, da AIFA e prima ancora da FDA per la fascia d'età al di sotto dei 16 anni, è stato testato su circa 2000 ragazzini e ragazzine e ha dimostrato una risposta immunitaria decisamente più favorevole rispetto anche alle risposte che vengono date dalla vaccinazione sugli adulti, perché come abbiamo detto in mille occasioni il sistema immunitario di un ragazzino è molto più pronto, molto più agile, quindi non ci stupisce che risponda meglio alla vaccinazione. Quindi l'efficacia è assolutamente chiara, definita e non c'è ombra di dubbio. Qualcuno può discutere, come lei ha avanzato nelle diciamo, obiezioni che sono state sollevate, sull'opportunità di vaccinare anche i ragazzini. Il problema è sempre una bilancia costi-benefici. Cosa perdiamo a vaccinare anche i ragazzini e che cosa gli facciamo rischiare se li vacciniamo? La bilancia, secondo me, è fortemente, clamorosamente a favore dei benefici, per cui io non ho nessun dubbio a dire che è estremamente importante che anche i ragazzini, anche le fasce d'età meno, diciamo, a rischio di patologia grave, si sottopongono al vaccino. Questa mattina io ho parlato a colazione con i miei due figli, che non sono più ragazzini, non hanno sotto i 16 anni, hanno 21, 24 anni e tutti e due orgogliosi per essere riusciti a prenotare la loro vaccinazione, che faranno nell'hub di Villa Erba nelle date che sono state fissate. Secondo me è un segno di maturità questo. Anche loro sanno che la loro probabilità di ammalarsi in modo serio è molto bassa, però ritengono fondamentale avere una copertura vaccinale. Ecco, ha detto una cosa importantissima, che è poi quella che ha specificato anche l'EMA nel dare l'autorizzazione nei giorni scorsi: i benefici superano i rischi, e questa è una frase che ci siamo sentiti ripetere moltissimo durante questi mesi da quando è iniziata la campagna vaccinale. È pur vero che anche EMA ha sottolineato che sul target di popolazione sul quale è stato sperimentato non si possono escludere eventi rari o avversi. Ci può aiutare a capire meglio? Questo, il concetto è sempre il solito. È chiaro che quando viene detto, se tu vai in motorino devi mettere il casco, questa è la regola, è la raccomandazione. Questo riduce notevolmente il rischio che tu possa, facendo un incidente, avere un trauma cranico. Poi ogni tanto, per situazioni molto gravi, molto rare, molto particolari, anche il ragazzino che ha il casco e fa l'incidente può avere dei danni gravi. Come dire, l'imponderabile esiste sempre in ogni dimensione della vita. Gli studi che sono stati fatti dimostrano però che gli effetti collaterali che sono stati registrati sono quelli che sono stati registrati nella popolazione adulta, o effetti locali, arrossamento, dolore nel sito di iniezione, oppure effetti modesti sistemici, cioè un pochino di febbre, un pochino di spossatezza il giorno dopo la vaccinazione. Questo è quello che ci aspettiamo, e questi rischi superano sono ampiamente al di sotto dei grossi benefici che noi abbiamo. Poi è chiaro che gli eventi rarissimi sono sempre dietro l'angolo in ogni ambito della vita, però sono eventi che noi non possiamo prevedere e non possono essere questi che ci fanno da freno per eseguire una vaccinazione.
A me viene da dire, di nuovo al ragazzino di 15 anni, che è molto più pericoloso per lui uscire in motorino dopo essersi bevuto un paio di birra, un paio di cocktail, piuttosto che farsi la vaccinazione. Chiaro. Un altro tema di cui si sta parlando molto è se legare o meno la vaccinazione, cioè se inserirlo nell'obbligo vaccinale per poter andare a scuola. Noi sappiamo benissimo che per i nostri figli, appunto, c'è un certificato vaccinale che deve essere presentato al momento delle iscrizioni. Parliamo ovviamente degli altri vaccini più noti. Il ministro Speranza aveva detto vaccinare i giovani è strategico ed essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico. Si sta discutendo anche su questo, cioè se porlo come obbligo oppure no. Allora, io sono ovviamente estremamente favorevole a ogni tipo di vaccinazione, a quelle in passato che sono state rese obbligatorie ed esattamente adesso la vaccinazione per il Covid. Da medico e da pediatra penso che comunque la convinzione, il ragionamento, il dialogo con le persone siano ancora la strategia migliore, perché certo, porti a casa il risultato se tu imponi un obbligo, però è chiaro che crei discussioni. Abbiamo visto tutto quello che è successo in passato. Io penso che quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo permetta a tutti quanti, a tutte le persone di buon senso, di ragionare con serietà e capire l'importanza della vaccinazione. Le scuole, noi sappiamo che nel primo periodo, nella prima ondata di pandemia, sono state chiuse. Sappiamo cosa è successo nei mesi successivi, dopo l'estate. Tutti quanti verifichiamo e più riviste, più giornali hanno riportato i danni dal punto di vista della salute emotiva, psicologica di questi ragazzi e noi lo vediamo costantemente anche nella nostra pratica clinica. Quindi tutte queste cose devono essere lì scritte, appese al muro e dire attenzione, vogliamo tornare lì? No, non vogliamo tornare lì. Il vaccino è la nostra difesa e quindi più siamo vaccinati, meno è probabile che tutto quello che abbiamo visto, vissuto e subito possa tornare indietro. C'è questa sensazione che abbiamo, come dire, analizzato anche con altri suoi colleghi per le fasce d'età, come dire, degli adulti. C'è questa sensazione di molti nel dire però questo vaccino è arrivato in fretta, è stato studiato velocemente, sarà affidabile proprio perché le tempistiche sono state più brevi. Questo è un tema, ed è un tema ancora di più, come dire, all'ennesima potenza si sviluppa nelle menti dei genitori che devono scegliere per i propri figli. Allora, questa è la tematica tipica italiana, nel senso che quando hai una cosa la vorresti ieri, ma quando ce l'hai ti viene il sospetto che sia arrivata troppo presto. Allora bisogna fare un po' di chiarezza. Quando un vaccino, un farmaco, perché il percorso è assolutamente identico, arriva a un'autorizzazione da parte delle agenzie internazionali, è perché ha superato la fase preclinica, la fase 1, la fase 2, la fase 3 di sperimentazione esattamente con le regole che sono definite. È chiaro che in una situazione emergenziale come quella che abbiamo vissuto, tutte le aziende hanno cercato di restringere il più possibile i tempi, ma i dati che vengono richiesti dalle agenzie internazionali sono assolutamente identici sia per questi vaccini, sia per qualunque altro vaccino, sia per qualunque altro farmaco. Poi, per tutti i farmaci, per tutte le altre situazioni, esiste la fase della real life, quando il farmaco, il vaccino riceve come dire, l'autorizzazione e viene somministrato in una popolazione generale e viene mantenuto il monitoraggio proprio per andare a verificare che tutto quello che è stato dimostrato con le fasi sperimentali viene mantenuto nella fase dell'utilizzo del farmaco, del vaccino, del prodotto che è stato autorizzato. Quindi non si è forzato nessun tempo, si sono bruciate le tappe, si è stati efficienti. Ovviamente la pressione era enorme ed era chiaro da tutte le parti, è stato detto fin da subito che l'unico modo per uscire
da quello che abbiamo vissuto e dalla pandemia era trovare una risposta vaccinale, bene, si è arrivati bruciando i tempi ma senza saltare nessuna delle tappe autorizzative. Dottore, lei sa che noi abbiamo la nostra linea WhatsApp aperta e quindi il tema insomma, sta suscitando qualche domanda, qualche spunto di riflessione. Condivido con lei la domanda di un nostro telespettatore che chiede, ma è possibile che ci siano poi degli effetti a lungo termine del vaccino? Allora, a lungo termine questa è un'altra cosa che è bene specificare chiaramente. Già nella fase precedente a quella dell'autorizzazione ai ragazzini e ai bambini più giovani, era stato erroneamente detto che il virus, il vaccino a RNA avrebbe potuto modificare a lungo termine il DNA creando danni o in ambito riproduttivo o in ambito oncologico. Va detto chiaramente che l'RNA che noi inseriamo attraverso la vaccinazione intanto non raggiunge mai il nucleo della cellula dove risiede la sede dove è posto il nostro patrimonio genetico. Poi il nostro organismo, le cellule umane, non hanno un enzima che si chiama trascriptasi inversa, che è quello che è capace di copiare le informazioni dall'RNA al DNA. Noi siamo solo capaci di fare il percorso al contrario, dal DNA all'RNA. Quindi questo, che era uno degli spauracchi che è stato avanzato all'inizio delle campagne vaccinali, è assolutamente da escludere, ma per una ragione strettamente biologica. Dopodiché è chiaro che l'osservazione a lungo tempo permette di capire quale può essere una eventuale situazione di rischio, ma come abbiamo visto per mille altre situazioni, nei vaccini come nei farmaci, un conto è dire la persona che ha eseguito la vaccinazione a distanza di 3 anni ha avuto questo problema, e un conto, ed è compito della scienza seria fare questo lavoro, dimostrare che c'è un nesso di causalità, di causa-effetto tra la vaccinazione e l'evento che si è verificato. Perché molto spesso, ricordate tutte le polemiche che ci sono state sulla vaccinazione antimorbillo e l'autismo o complicanze neurologiche, molto spesso si confonde una concomitanza temporale con un nesso di causalità, causa-effetto. E le cose sono molto diverse. La concomitanza temporale impone di studiare il problema e di verificare se esiste o meno una correlazione causa-effetto. A volte c'è, a volte non c'è. E in ultimo, poi giuro la liberiamo, ovviamente abbiamo parlato di questa fascia d'età, quella per la quale si è aperta la prenotazione, quindi dai 12 anni in su, e l'autorizzazione poi di Pfizer anche tra i 12 e i 15 anni. Per i più piccoli, per i bambini più piccoli, a che punto siamo? Perché leggiamo che si potrebbe arrivare già a fine anno. Ancora una volta, proprio per ricollegarmi alla domanda che lei mi ha fatto prima, le autorizzazioni arrivano nel momento in cui vengono presentati dei dati di fase 3 che dimostrano che appunto anche per quella determinata fascia d'età è stata fatta una sperimentazione e la sperimentazione ha dato degli esiti favorevoli. Quindi sono in corso già delle sperimentazioni per coorti di pazienti al di sotto dei 12 anni, non appena arriveranno a termine, ecco che anche questi vaccini e questa vaccinazione potrà essere estesa ad altre fasce d'età. Mi sembra però importante sottolineare una cosa, che è la scoperta dell'acqua calda, ma è bene che ce lo diciamo. La vaccinazione del ragazzino minorenne è una vaccinazione che prevede il consenso dei genitori, quindi è estremamente importante che da parte dei genitori ci sia attenzione e capacità di approfondire anche con i propri pediatri di famiglia, con i propri medici di fiducia la tematica, perché sono loro alla fine che dovranno autorizzare e dare il consenso alla vaccinazione del loro figlio sotto i 16 anni. Ecco, dottore, allora in chiusura, immagini di avere davanti una platea, diciamo, un po' numerosa di genitori e di parlare loro come se fossero tutti i suoi pazienti. Che tipo di rassicurazione vuole dare?
Ma io la rassicurazione che darei è che nel momento in cui questo vaccino, che è il vaccino Pfizer Moderna, sottometterà a breve la richiesta per estendere le fasce d'età, nel momento in cui un vaccino riceve l'autorizzazione è perché sono stati forniti a delle autorità indipendenti dei dati molto chiari di efficacia e di livello assolutamente basso di rischio. Quindi, da questo punto di vista, io sarei tranquillo. In più, ci sono tantissime ragioni dal punto di vista sociale e di mantenimento di quella normalità che stiamo pian piano, lentamente cercando e sperando di acquisire, che ci dicono che più siamo vaccinati, più persone vaccinate, minore il rischio di ritrovarci nei guai che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo. E l'ultima chiosa è: i rischi sono ampiamente, ampiamente al di sotto di tutti i grandissimi benefici che noi possiamo avere estendendo la vaccinazione. E lo stiamo vedendo anche adesso, perché è vero che la stagione migliora, ma quello che stiamo assistendo e la ragione per cui, pur con tutta la calma del mondo, stiamo arrivando pian piano a una normalità è perché il numero delle persone vaccinate è clamorosamente cresciuto. Sì, poi in Lombardia davvero dopo un inizio un po' difficile siamo arrivati Stendardici, davvero a sì. dei numeri importanti e anche la Molto. risposta sui 12-15 anni e anche per i più grandi sembra buona, insomma. Questa è un'ottima cosa, questo dà l'idea di come le persone abbiano la capacità di, come dire, cogliere il nodo della questione e avere dei comportamenti effettivamente proattivi per un discorso di salute generale, di normalità che, ripeto, tutti quanti vogliamo riacquistare. Dottore, io la ringrazio moltissimo per essere intervenuto, le auguro buon lavoro e buona giornata. La ringrazio, buona giornata a lei e ai suoi telespettatori. Grazie. E dunque abbiamo cercato di rispondere, insomma, ai quesiti che tanti genitori si stanno ponendo in queste ore in cui finalmente possono prenotare, insomma, la vaccinazione anche per le fasce d'età più giovani. Adesso, come vi dicevo in apertura, andiamo a Milano dove vedo già pronta a collegarsi Elisa Santamaria. Buongiorno Michela e buongiorno a tutti gli amici di ETG Today. Siamo con Don Mario Longo, parroco della Trinità di Milano. Buongiorno Don, Buongiorno. responsabile del CEL del CEL. Che cos'è? È un numero di cellulare attivato per permettere ai fedeli di comunicare con Dio, è giusto Don? Da Sì, più o meno è così. Sì. Beh, cos'è nata quest'idea? quest'idea è nata così girando in giro per le strade e naturalmente si vede quasi tutte le persone attaccate a un cellulare. Soprattutto in metro la mattina quando si va al lavoro con questo cellulare, ecco, ne fanno di tutti i colori, no? Per cui giocano, mandano messaggi. Ecco, poi quando magari confessi, dice: "Ma lei prega?" Cioè, non ho tempo. Come non ho tempo? Allora, perché non utilizzare quel tempo in cui siamo sul metro, stiamo in giro, ecco, per fare una preghiera? Cioè, per trovare un numero, come mando il messaggio ai miei amici, come mando le GIF, come si chiamano quelle Come cose lì, no? Ecco, chatto con le sì, è persone che come chatto con conosco? tutte queste cose, perché non posso anche utilizzare il cellulare per inviare un messaggio a Dio? E quindi ho trovato un numero molto semplice, no? 35 007 33 999, per cui si può memorizzare facilmente, e niente, uno la mattina quando cammina per strada, in casa, la sera prima di dormire, ecco, fa questo numero e manda un messaggio: "Signore, ti prego per questa giornata, ti ringrazio per quello che mi dai, pensa a mio figlio, pensa ai miei genitori, pensa a chi sta male, pensa a quelli che sono sotto le bombe". Quindi diventa un modo per pregare, in fondo è una preghiera. Ecco, un'idea che lei aveva già avuto in passato, forse non aveva nemmeno avuto lo stesso successo che ha oggi e che però da qualche mese ha deciso di tornare, insomma, a riscoprire. Sì, ho deciso di riprenderla perché, solo che naturalmente la gente dovrebbe conoscerlo e quindi passarsi anche la voce.
Poi quelle preghiere arrivano sul cellulare che materialmente ho io in casa, ma sono preghiere anonime perché sono numeri che non conosco, no? Io posso leggerle, le leggo, anche per far vedere con la spunta, ecco, che sono arrivate, sono state lette, e se qualcuno chiede posso anche dare una risposta, posso dare anche un consiglio, un aiuto. C'è il desiderio di mettersi in comunicazione, premessa che poi i fedeli in realtà non sono solo quelli legati alla sua parola. No, certo, telefono da dovunque, c'è gente in America anche, perché anche quando facevo questi podcast del mattino li inviavo a 700-800 nuclei familiari, quali poi li inviavano ad altri, penso, e in tutto il mondo, c'erano delle suore dalla Spagna, c'era una famiglia in Australia, ecco, che riceveva questo e quindi era in contatto con la parrocchia. Ecco, quindi lei aveva aperto questo numero per la prima volta circa 5 anni fa. Sì, dopodiché poi è andato avanti per un po'. Poi è stato un po' fermo e ora, a causa della pandemia, l'ha riproposto. Sono circa 5 mesi, è corretto che è tornato in funzione? Sì, sì, 4-5 mesi. Sì, ecco, sì. Riceve dunque tante preghiere, ma anche messaggi che chiedono di poter dialogare? Sì, qualcuno chiede, no? Ecco, sicuramente non deve essere usato come una catena di Sant'Antonio, di quelle che si usano di solito, no? Preghiamo per questo qui che sta male, allora facciamo la catena. No, deve essere una preghiera personale in cui uno, ecco, parla con Dio, semplicemente. Ecco, la scelta di riattivarlo è comunque legato al fatto che la pandemia in qualche modo ha allontanato, sì, forse un po' i fedeli dalla Chiesa? Sì, anche se noi siamo stati sempre molto, molto attivi in questa pandemia, anche perché la mia esperienza di streaming risale a 20 anni fa, quindi la prima messa sul web in streaming l'ho fatta a Civate 20 anni fa, era la prima proprio in tutto il web, e quindi siamo abbastanza esperti in questo modo di comunicare. È un don tecnologico? Sì, abbastanza, anche se capisco poco, però diciamo che ho le idee e poi ho molti che mi aiutano e collaborano e realizzano queste idee. Questa è la cosa importante. Da Civate Milano la comunità è piuttosto numerosa, si parla, qua siamo nel quartiere. Sì, qui siamo nel quartiere Chinatown, sono circa 13.000-14.000 abitanti. In condizioni normali quante persone frequentano la parrocchia? Diciamo sul 2.000, sì. E oggi? Oggi ancora. Hanno ripreso un po'. Si è visto un certo cambiamento di fedeli, di categorie di fedeli. Prima erano molto anziani e pochi giovani, adesso invece ci sono tantissime famiglie giovani con tanti bambini. Io lo vedo perché la domenica ai bambini piccoli, quelli prima della comunione, finita la comunione degli adulti, do una caramella, e tutte le domeniche hanno lì 40-50 bambini. E le caramelle come facciamo? Sì, sono finite? Sì, sì, sono infinite come Don Bosco con le castagne. E comunque Non si vede dove sono in chiesa, perché questi bambini sono in giro e a un certo punto vengono fuori da tutte le parti, è una cosa molto bella. Da sottolineare che questa è comunque una comunità multiculturale. Sì, 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 certo. Sì, sì, qui ci sono cinesi alla messa della parrocchia, non ce ne sono molti, anzi si conta sulle dita, anche perché c'è una messa cinese in cinese della domenica, e quindi c'è la comunità cattolica, va a quella messa, mentre poi ci sono altre etnie, abbiamo filippini. Ecco, le restrizioni imposte dalla pandemia hanno creato delle difficoltà nel riportare i fedeli in chiesa o all'oratorio ora che insomma è possibile tornare a frequentarlo? Diciamo che le difficoltà ci sono, però la cosa più importante è che è servita a far maturare a noi il senso dell'offerta, cioè l'oratorio non è una piazzetta, e tante volte così ci si lasciava andare, c'è il bar, giocano a pallone, fanno quello che vogliono, ecco, invece adesso c'è una scelta per frequentare molto di più i gruppi,
per essere più seguiti anche in ogni campo c'è sempre un adulto comunque tutti i giorni che controlla, che aiuta, che... per cui c'è un salto di qualità forse secondo me nella proposta che noi abbiamo fatto, e così anche nella messa della domenica, con una riflessione anche sull'importanza della messa della parrocchia, perché anche se sono in vacanza, ecco, i nostri parrocchiani, io dico ascoltate la messa della parrocchia, poi se riuscite ad andare a messa fuori benissimo, no? Però piuttosto che saltare la messa partecipate in streaming, partecipate anche in differita, perché la messa è il momento in cui la comunità si riunisce. Non si può andare a una messa perché mi piace di più, perché c'è il prete che predica più veloce, perché è più vicina al luogo dove mi trovo. No, la messa della parrocchia è importante, la messa della domenica è quella che fa crescere la comunità, quindi uno deve respirare con la domenica. E lei ha detto che in questo momento c'è una sorta anche di controtendenza nel fatto che forse stanno riscoprendo l'importanza della celebrazione. Sì, anche perché abbiamo fatto una catechesi un po' rinnovata con le famiglie. È partita dall'idea, poi dopo sarebbe da parlare tantissimo, partita dall'idea che noi diciamo ai ragazzi che fanno la comunione, venite, celebriamo la cena del Signore. Ecco, ma cena per uno dei nostri ragazzi che cosa vuol dire? Vuol dire quelle cose che fanno in casa, dove uno c'è, l'altro va via, uno mangia, quell'altro avanza la roba. Qualcuno guarda il cellulare. Guarda il cellulare, quell'altro la televisione. Allora io gli propongo, vieni alla cena del Signore e non sanno cos'è la cena. Allora, prima cosa, famiglia intera, no? E adesso l'abbiamo fatto via internet, no? Ma lo continueremo a fare perché è bello avere lì due famiglie sedute sul divano, tutti insieme, con il gatto che passa o il cagnolino che gioca, e intanto si parla e si cresce insieme, perché devono essere tutti insieme. E allora, la prima cosa, volete la comunione per i vostri figli? Cercate di fare bene la cena, e quindi con una preghiera iniziale, perché appunto... è un momento per ritrovarsi. Noi diciamo a catechismo delle parole che per i ragazzi non hanno senso, o hanno un senso completamente diverso. Quindi bisogna ridare il nome giusto alle cose. E allora abbiamo cominciato questa esperienza di catechismo familiare, sono 32 famiglie, un incontro ogni 15-20 giorni, e io ho fatto da novembre un centinaio di incontri. Ecco, lei come informa, come comunica con la comunità, come fa a sapere queste bellissime iniziative che porta avanti? Diceva prima per il CEL del CEL, bisognerebbe mettere i cartelloni per far conoscere questo numero di telefono. Sì, noi abbiamo un giornale della comunità, un bimestrale, il Filo, e poi abbiamo appunto internet, perché tutto ciò che noi facciamo in chiesa viene trasmesso in streaming e registrato. E poi io ho fatto diversi podcast, diversi incontri su YouTube, ho un canale YouTube con un mucchio di interventi, e poi adesso stiamo realizzando una TV, una web TV, e quindi abbiamo già fatto un'associazione e cominceremo con questa web TV. Il suo canale, lo diciamo così, chi volesse seguirlo? Il canale è www.trinita.it. Senza accento. No, trinita.tv. .tv. E se no, bisogna cercare su YouTube Mario Longo. E poi si arriva a lei, insomma. Sì, si arriva. Peraltro, lei è protagonista di tante piccole iniziative che comunque hanno creato forse questo desiderio degli abitanti della zona di seguirla e anche di riavvicinarsi alla parrocchia. Parliamo del giardino, parliamo dei pannelli, il teatro, davvero tantissime cose che fanno vedere anche l'incredibile energia di cui lei è dotato. Sì, diciamo che mi chiamano il vulcano, a un certo punto però il vulcano si spegnerà, ecco. Però io l'energia ce la metto tutta, e poi però ci sono tutti i collaboratori, perché da solo io posso solo mettere delle belle idee ma non posso realizzarle. E quindi no, si parte per esempio da,
dall'oratorio estivo, dove noi dal primo giorno di chiusura della scuola fino al primo giorno di riapertura, noi ininterrottamente per 13 settimane, dalle 7:30 alle 17:30, tutti i giorni abbiamo qui. E questo è un servizio utilissimo per le famiglie che si trovano a dover gestire questi bambini durante il periodo estivo. Elisa. Eh sì, ogni anno viene voglia di dire: ma vale la pena? Ecco, e sì, vale la pena, perché poi le famiglie sono contente. E poi seguono, ringraziano, magari sono lontane dalla chiesa, cominciano a fare un piccolo cammino. In questi anni abbiamo battezzato un bel numero, una trentina, 35 ragazzini da già avanti negli anni. E per ognuno di questi abbiamo piantato una pianta? E per ognuno di questi nel 2013 abbiamo piantato le piante e abbiamo fatto un giardino biblico, cioè le piante di cui si parla nella Bibbia. Si parte dal melo, il tamerisco, il mandorlo, la vite, il fico, l'ulivo, il melograno, le palme. Io scherzando prima le ho detto: ormai è quasi un frutteto. Eh sì, no, il frutteto ce l'abbiamo di là invece. Poteva mancare il frutteto. Di là in abbiamo quattro piante, così i bambini vedono che le albicocche, il cacomela, le ciliegie e le prugne non nascono dal fruttivendolo, ma... Ecco, ma nascono sulle piante. Donna, Michela voleva fare una domanda dallo studio. Sì, sì, volevo farmi una domanda rapidissima e poi in realtà tornare da voi tra poco, visto che appunto sono state tante le iniziative che Don Mario si è inventato, qualche anno fa anche l'album delle figurine, insomma una serie di proposte. Una serie di proposte davvero per avvicinare i fedeli, soprattutto i più giovani. C'è qualche suo collega, mi passi il termine, che sta seguendo il suo esempio? Non lo so, qualcuno sì, vedo che qualche cosa, ecco, anche altri oratori, per esempio noi abbiamo fatto un cammino di catechismo dove le nostre aule si chiamano ambienti e ogni ambiente è a tema, tutte dipinte dai genitori. E vedo che andando avanti qualche altro oratorio, sai, anche noi abbiamo dipinto le aule, no? Perché non si può fare catechismo in un'aula, lo si fa in un ambiente a tema. Immaginiamo Gardaland, ecco, e sono così i nostri ambienti di catechismo. Lei è un esperto di marketing. Perché deve essere bello andare a catechismo. È davvero un esperto di comunicazione, ecco. Sì, questo sì, persino anche il nostro Cero Pasquale ogni anno lo dipingiamo noi, perché è dipinto secondo il tema degli esercizi spirituali che abbiamo fatto in Quaresima. Elisa, io torno da voi tra pochissimo. Quindi c'è un ricordo continuo. Torno da voi tra pochissimo per fare ancora due parole con Don Mario. Ci rivediamo tra poco. Io intanto, noi intanto continuiamo a parlare di fede, lo facciamo in un altro modo e per un'altra questione. Ve lo dicevo in apertura di trasmissione, la giornata di domenica 6 giugno sarà una giornata importantissima per la diocesi di Como, è il giorno della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, un pomeriggio da Chiavenna che noi di Espansione TV seguiremo in diretta a partire già dalle 15:30. La beatificazione inizierà alle 16, ma noi avremo una diretta già dalle 15:30 per ricordare questa figura, ripercorrere l'episodio di cronaca, ascoltare le testimonianze legate a questa importantissima figura. Domenica appunto l'appuntamento alle 15:30, dalle 15:30 su Espansione TV. Con me ci sarà Paolo Bustaffa, collega giornalista, già direttore dell'agenzia SIR della CEI e che trovo anche qui con noi questa mattina. Grazie Paolo. Grazie, per essere qui. Allora, diciamo, offriamo un'anteprima di quello che sarà un po' la nostra missione di domenica. Suor Maria Laura Mainetti, in tanti lo ricorderanno, è stata al centro di un episodio di cronaca cruento, insomma, che è balzato agli onori delle cronache nazionali e non solo. Il 6 giugno del 2000 venne assassinata per mano di tre giovani ragazzi, allora minorenni. Un omicidio brutale davvero che raccontano le cronache, un omicidio che però
ci porta dietro di sé una serie di riflessioni importanti. Nel momento in cui Suor Maria Laura veniva uccisa, lei ha chiesto perdono per le ragazze, per quello che stavano facendo, e questo fa di lei una martire. Inquadriamola un po' come sì, figura. Certamente ha chiesto perdono, ma la cosa bella, io credo, da sottolineare, è che lei ha detto: padre, perdonali. Questo era il messaggio, cioè a Dio ha affidato il perdono di queste tre ragazze che l'avevano colpito. Non ha chiesto, non le ha perdonate lei in prima persona. Ma la sua fede in Dio le ha consentito di dire: padre, perdonalo e perdonale. E questa frase ci riporta anche alla storia di Gesù. Perdona loro. E quindi questo dà il senso più profondo del perdono, qualche cosa che viene da una fede intensa come la sua, come quella che lei aveva cercato di comunicare alle persone che incontrava, e in particolare ai giovani. È stato molto significativo che anche nei giorni scorsi a Chiavenna dei ragazzi si sono incontrati con le suore che erano state compagne di madre Maria Laura, e hanno condiviso e hanno preso quella frase bella che lei diceva: dentro di voi c'è un tesoro, non sciupatelo, fatelo fruttificare. Un messaggio grande, e questo coglie anche un'altra dimensione, se mi permette Michela, che è un giorno per la diocesi, sì, per la chiesa che è in Como, ma per tutta la realtà comasca, perché il messaggio di questa suora è un messaggio che ha attraversato la cultura, gli ambienti, attraverso l'educazione, attraverso la formazione della coscienza che lei fin da giovane aveva preso nella sua numerosa famiglia e aveva poi tradotto in uno stile di vita suo personale, che aveva poi fatto maturare nella congregazione delle Figlie della Croce. Educatrice, insegnante, sì, molto vicina ai giovani, e proprio questa sua vicinanza ai giovani non le ha permesso quella sera di dire no alla richiesta di aiuto di una ragazza. Quella ragazza, attirandola con l'inganno, gli aveva chiesto: ho bisogno di te, ho bisogno di aiuto, è successa una cosa drammatica, aveva parlato di una violenza sessuale, di una gravidanza, e che quindi insomma c'era bisogno di aiuto. Lei non si è tirata indietro, nonostante quella telefonata fosse arrivata in orario ormai tardo, è riuscita ad avvisare il suo parroco, Monsignor Balatti, a dire: io sto uscendo, sto facendo questa cosa. Tra l'altro poi anche nelle varie testimonianze che avremo ci sarà anche lui. E proprio lui si dice: ho ereditato da Suor Maria Laura questo senso di responsabilità nei confronti dei giovani e dei ragazzi. A loro racconto che cosa è stata la sua missione, qual è stata la sua missione. Credo che la scelta di educare di Suor Maria Laura avesse a fondamento due verbi: essere, e cioè una persona che è di riferimento, e esserci, e cioè essere sul posto. Questo essere ed esserci l'ha portata quella notte ad andare in quel luogo dove poi ha sacrificato la sua vita. Ma è questa sua grande passione per l'educare, per la formazione della coscienza, per la crescita dei giovani, che oggi è il messaggio, io credo, fondamentale, è il più importante. Certo, noi vivremo domenica un bellissimo momento, una cosa bella come lei ha voluto fare della sua vita. Questo è la partenza. Che forse poi da persona umile come la descrivono sarebbe anche a suo modo di vedere troppo, forse. Però era una persona che amava le alte cime, e non era un alpinista, erano le cime dell'anima, erano le cime della persona che cresce e si mette al servizio degli altri, in particolare dei più piccoli e dei più fragili e dei poveri. Quindi alla fine questo suo amore infinito era molto concreto, e la testimonianza lo dice proprio con estrema concretezza e chiarezza. Ricordiamo appunto la giornata non è un caso che ritorni il 6 giugno. Il 6 giugno del 2000 l'omicidio, il 6 giugno del 2021 la beatificazione, ma anche il 6 giugno del 2015, se non sbaglio, anche l'avvio dell'iter di beatificazione. Sì, il processo, che poi sì, proprio un anno dopo aveva già dato le prime risposte. Quindi davvero una ricorrenza molto, molto significativa. E tra l'altro il 6 giugno quest'anno è anche la solennità del Corpus Domini, e insomma, leggendo, documentandoci, vogliamo dire che ha una valenza ulteriore.
Certamente, sì, avete fatto un bel lavoro, quello di mettere insieme e di coniugare il momento della beatificazione con questa solennità così importante per la Chiesa, il corpo, quindi questa esperienza dove tutti condividono e anche nella enciclica Fratelli Tutti il Papa richiama il senso più profondo dell'essere corpo e quindi di avere questa fraternità, questa fratellanza come scelta fondamentale, come condivisione delle fatiche, delle speranze, come Suor Maria Laura sempre ha testimoniato. E questo ci consentirà anche di avere domenica la possibilità, attraverso il rito e attraverso le parole del Cardinale Semeraro, di approfondire questo collegamento fra le due giornate. Sì. Altra cosa che vorrei, insomma, vorrei approfittare della tua preparazione per dare anche qualche nozione. Noi abbiamo sentito tanto parlare di Suor Maria Laura come martire in odio alla fede. Ecco, vogliamo spiegare che cosa vuol dire? Ecco, questo dell'odio alla fede è ricorso peraltro anche per un altro beato comasco, che a me è particolarmente caro, un giovane, Teresio Livelli, che morì in un campo di concentramento in odium fidei, e cioè che venne perseguitato, che venne ucciso proprio perché cristiano, perché professava la sua fede attraverso non le parole ma i gesti, come peraltro è accaduto per Suor Maria Laura. E questa testimonianza, che è una scelta libera, totalmente libera, è quella che alla fine porta a dire che queste persone hanno fatto una scelta di fede profonda e per questa scelta sono state uccise. E difatti il contesto poi ci dice che è avvenuto per questi motivi. Altra cosa che vorrei approfondire, proprio per spiegare anche un po' come si svolgerà la giornata di domenica, dunque il rito solenne di beatificazione, come lo possiamo spiegare, insomma, in poche parole? Intanto ci sarà un sole bellissimo. Le previsioni del tempo sembrano favorevoli, questo, perché lo ricordiamo, questo, è all'aperto la beatificazione a Chiavenna. Anzi, qualcuno teme di avere troppo caldo. Speriamo che le temperature siano... Il sole che illuminerà quel momento e quel luogo certamente è già un segno da comprendere, bello, grande, quindi direi questo. La beatificazione sarà un momento intenso di preghiera, un momento in cui tutta la Chiesa si ritrova, non sarà solo la Chiesa di Como. La Beata è beata per tutta la Chiesa, quindi in tutto il mondo dove la Chiesa è presente, ma non solo per la Chiesa, per quello che dicevo prima, è anche una testimonianza per il mondo laico, perché questa passione per l'educare, considerando anche la situazione che vivono in questo momento gli adolescenti, queste fatiche che stanno affrontando, queste sofferenze, ecco, cosa avrebbe fatto Suor Laura in questo momento per questi ragazzi. Quindi la beatificazione sarà un inno di lode, sarà un grande canto di gratitudine per questa donna, donna minuta, semplice, che amava le alte cime e che lascia questo messaggio. Quindi non è solo un fare memoria per fare memoria, che è già molto importante, ma è una memoria che genera futuro. Questa è un'eredità preziosissima che lascia, sì. Anche Monsignor Balatti, poi insomma non voglio svelarvi troppo anche dello speciale che stiamo realizzando, ha proprio alla domanda che senso ha questa beatificazione, che cosa lascia, ha risposto lascia una pesante eredità, perché a tutti noi dobbiamo riflettere su questo messaggio, tutte le persone di fede ma anche chi non crede, dicevi, è un messaggio anche laico assolutamente. Io preferisco usare una leggera. Ma non per in contrasto a pesante, perché dobbiamo intenderci, ma leggera perché il respiro di questa donna, il respiro del suo lavoro, della sua testimonianza, ci porta anche ad avere gioia nel accettare questa eredità e di farla nostra e di renderla generativa di speranza in un mondo come quello in cui noi viviamo e che sicuramente amiamo come lei ha amato il suo tempo e il suo mondo. Prima di salutarti, possiamo anche fare una rapida riflessione. La diocesi di Como è davvero ricca di queste eredità, perché conosciamo tanti beati e tanti santi, solo per citarne alcuni, hai citato il beato Teresa Olivelli, San Luigi Guanella, insomma la beata Giovannina Franchi, per citarne alcuni.
Che cosa significa per un territorio? Questo è intanto una ricchezza straordinaria, direi una ricchezza invisibile, impalpabile, ma reale, che esiste. E dall'altra è anche un invito a guardare con fiducia al futuro, come hanno fatto loro. La loro testimonianza è stata proprio in questa direzione. Nonostante le fatiche, nonostante le sofferenze, nonostante le difficoltà, avere speranza, avere fiducia, ma questo futuro non è generico. Viene riportato, diciamo così, a Dio. Quindi c'è un senso di fede che però viene, come dire, trasmesso con grande rispetto, con grande cura del pensiero dell'altro. Quindi è una trasmissione di parole del Vangelo che si incrociano con la vita di tutti gli uomini in tutti i momenti, anche nella nostra diocesi, che in questo momento, e chiudo, sta vivendo l'esperienza straordinaria del Sinodo diocesano, e questa beatificazione è un impulso per continuare su questa strada che vedrà una Chiesa che sarà sempre più in uscita. Paolo, ti ringrazio intanto appunto per questa mattina insieme, per questi minuti insieme. Ci ritroveremo Paolo Bustaffa domenica a partire dalle 15.30 su Espansione TV con gli approfondimenti che vi abbiamo promesso, poi seguiremo in diretta la beatificazione e in diretta da Chiavenna avremo anche collegata la nostra poi Elisa Santa Maria per raccogliere anche la viva voce di chi è in quel momento proprio a Chiavenna. Quindi l'appuntamento, non mi resta che ricordarvelo ancora una volta, è domenica a partire dalle 15.30. Grazie Paolo per essere stato qui con noi. Io vorrei proprio tornare intanto da Elisa Santa Maria, se è ancora collegata con noi, e vorrei capire se la regia mi dà un cenno, se è ancora con Don Mario Longo. Paolo, se vuoi, guarda, tranquillamente, grazie. Siamo in diretta, per cui possiamo permettercelo. Dicevamo, non so se Elisa è ancora a disposizione, intanto torno per un istante anche ai quotidiani che abbiamo soltanto sfiorato in apertura leggendo i titoli. Avevamo anche lasciato in sospeso l'articolo legato alla guida, alle vacanze in Italia, le vaccinazioni, i tamponi, cosa serve, cosa si può fare per viaggiare in Italia. Allora, qui ci sono in questo articolo, che magari la regia mi mette un attimo in onda, tutte le risposte alle domande che si stanno ponendo in molti, quindi vi rinvio all'approfondimento, ma vedo Elisa Santa Maria ancora con Don Mario Longo. Eccoci Michela, il Don è stato un attimo occupato con un'altra intervista, ora è tornato tra di noi. Sì. Don, lei è 12 anni che è parroco alla Trinità. Sì. Come lo vede il futuro? E il futuro lo vedo per me come un futuro di riposo e di pensione, nel senso che ormai ho la mia età. E in questi 45-44 anni di sacerdozio mi sono stancato molto e allora adesso riposerò, anche se come qualcuno dice ma allora va via, non ci lascia. No, io smetterò di fare il parroco, quindi con tutte le responsabilità enormi e pesantissime di una parrocchia, ma continuerò, come ho detto a tutta la gente, ad essere prete e forse ancora di più fratello, amico e padre, perché io in tutti i luoghi dove sono andato io ho sempre cercato di far diventare la parrocchia come una famiglia di famiglie, con lo stile della famiglia di cui io ho una grande bellissima esperienza dei miei genitori, e quindi ecco, ogni parrocchia è una famiglia. Una eredità sicuramente importante per chi prenderà il suo posto, riuscire a continuare a mantenere unita questa famiglia. Sì, anche perché di solito dove sono stato io preparo sempre la comunità a non entrare nel gruppo degli amici del parroco precedente, perché in ogni parrocchia c'è sempre qualcuno che è amico del parroco di prima, ma è sempre amico del parroco di prima, mai di quello che c'è adesso. Allora dico, se siete miei amici dovete essere amici anche del parroco di dopo, se no vuol dire che sono stato qui a far niente. Grazie mille Don, prima di chiudere magari ricorderai il numero del Ciel del Ciel.
chiarissimo, 35, poi c'è 007, 33, 999. Non si sbaglia. No. Grazie mille a Don Prego. Mario Longo, restituisco la linea allo studio. Arrivederci. Grazie, grazie mille a voi, insomma davvero tante iniziative importanti per avvicinare i fedeli, anche i più giovani, alla vita parrocchiale e alle tante riflessioni che si possono condividere. Siamo arrivati al termine anche di questa mattina insieme. Io vi ricordo alle 12.30 la nostra prima edizione del telegiornale, poi il telegiornale dalle 19.30 di questa sera, mentre ETG+ Today torna come sempre domani mattina alle 10.30. Buona giornata.